Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa, madre dei popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli? Papa Francesco, insieme leggiamo la preghiera. Padre dell'umanità, Signore della storia, guarda questo continente europeo, al quale tu hai dato tanti filosofi, legislatori e saggi, per scorrere la fede di un figlio morto sul soldo. Guarda questi popoli ammettizzati da Pietro Paolo, per i freddi come monaci e santi. Guarda queste regioni che hanno passato di malati, ricordate la voce dei informatori. Guarda i popoli di tanti e grandi, ma anche i figli e tempo, dalla luogo della terra. Donaci da lavorare per la parola di Spirito, guardate la sua faccia sul corpo di conosci, ma anche si colore grande e terra. Una nuova parte di concentrazione che è più umile, pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni umanità. Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere, di cessare e promuovere la bellezza tra i popoli, che si assume per tutti i continenti, la giustizia e pace, la libertà e la pace. Carlo Martinotti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Questo è il secondo incontro. Prima abbiamo fatto il 9 di febbraio e abbiamo cercato di capire come funziona attualmente l'Europa. Oggi vediamo di capire quali sono i nodi da affrontare per cercare di migliorare l'Europa, per difenderla da tutti questi attacchi, sovranismi, xenofobia, razzismi e quant'altro, che rischiano di far saltare per aria il progetto di Europa. Ecco, noi avevamo individuato due documenti che ci potevano aiutare in questo lavoro di oggi. Uno preparato dal gruppo Laudato Si, e uno da un economista Piketty che ci è parso degno di nota e di studio. E quindi il dottor Agostinelli, che però non è ancora arrivato, e questo è un altro equipo che è di adesso, riassumerà un po' i due punti, la presentazione del documento Laudato Si e i punti programmatici. Questo documento, che doveva essere pubblicato metà marzo, giù di lì, è fatto ma non è ancora stato reso pubblico. Agostinelli, che è uno degli estensori, chiaramente lo conosce bene e quindi ce lo può illustrare, quindi possiamo capire. Nel pomeriggio invece il dottor Tessena ci illustrerà il documento Piketty, secondo me è molto interessante e anche stimolante dal punto di vista più economico, però fa delle proposte degne di nota. Abbiamo integrato queste deficienze avvenute nel corso d'opera, quindi abbiamo detto c'è il documento di Pax Christi International proprio sull'Europa, ora abbiamo detto a Elio, presentalo tu con una mentoretta, così capiamo anche Pax Christi International come si muove, il documento che vi ho inviato. Ha fatto la recensione l'Osservatore Romano sabato scorso. Dopodiché abbiamo chiesto a Sergio, il quale ha dato la sua disponibilità e lo ringraziamo ancora, di, anche qui una mentoretta, di parlarci un po' dell'Europa e delle religioni. Diciamo che non tutto il male viene per nuocere, perché ci sembra così
guardi un po' tutti i temi anche a noi cari, Battisti International, l'Europa e le religioni. È chiaro che poi rimane il grosso punto interrogativo, e noi come punti pace cosa facciamo? Non come singoli nelle nostre realtà, come punti pace. Alla fine della giornata, se saremo ancora efficienti, ci ragioneremo su, e se avremo ancora il tempo, ci ragioneremo su un altro. Eventualmente finiamo, ci risentiremo in un altro momento. Però ecco, il discorso, uno degli scopi di questi incontri è quello di andare avanti insieme come punti pace, avendo degli obiettivi comuni. Poi ognuno, si diceva, nella sua realtà, nella propria realtà, fa quello che ritiene più urgente e necessario. Allora, primo cambiamento di programma, visto che il dottore Costignani non c'è ancora, doveva essere lui appunto a partire. Grazie Sergio per questa interessantissima relazione, ci ha dato molto stimolo. A me è venuto in mente, quando parlavi della Chiesa del Grembiule, quello che è successo ieri l'altro, con il Papa che ha baciato i piedi di Yam Bashar e l'altro Cristo. Sono due non macellai, insomma, no? È stato un gesto che mi ha commosso. Allora, un attimo di respiro, io darei un attimo, due minuti a Serena che deve dare una comunicazione, se no poi alla fine, e poi lasciamo lo spazio agli interventi e alle domande. Elio? È una bellissima comunicazione dal 19 al 24 di agosto. Donna Nandino Capomiglia sta organizzando un campo dedicato ai giovani, dai 18 anni insomma, in su, e il tema è quello dei migranti. Si andrà a Genova e a Ventimiglia, e quindi è quello che vi chiedo, di promuovere questa iniziativa. Vi mando via mail magari tutto il volantino informativo. Quindi, perché è importante, perché tutto il lavoro che state facendo anche di impegno, di promozione di questi valori, poi possono essere trasmessi alle nuove generazioni, e questa è una piccolissima iniziativa che ha questo intento. Grazie a tutti. Bene, grazie Serena di questa sollecitazione, cercheremo di diffonderla. Allora, direi 15 minuti, osservazioni, interventi, contenuti, reli. Chi si prenota? Prima la Gianna. Gianna, poi così magari sentono anche chi ci sta seguendo. Io volevo un attimo portare l'attenzione tutti noi su una cosa che secondo me nel nostro documento manca, a cui però ha fatto un accenno Mario Agostinelli, della questione di genere. Io credo che noi come cattolici, e soprattutto noi come Pax Christi, non possiamo esimerci dal riflettere sulla questione di genere. E a partire da quello che è successo a Verona e anche a partire dal decreto Pignone, io credo che dovremmo fare una riflessione nostra che non ci deve riportare al passato, ma non ci deve neanche impedire di fare delle riflessioni altre, no? Per capire anche noi dove vogliamo andare, insomma, no? Quello che è successo a Verona, il Papa ha detto che l'argomento era un argomento interessante, ma il metodo era sbagliato. No? Per cui io credo che sulla questione di genere l'Italia sta dando delle indicazioni all'Europa, perché il sovranismo italiano vuole portarci indietro nel tempo sulla questione dei bambini, sulla questione delle donne, e credo che questo sia un'operazione, oltre che oscurantista, un'operazione senza cuore, un'operazione
fatta nella logica che diceva Mario Agostinelli prima del dominio. Per cui nel decreto Pillon si dice non si può più divorziare di quello che è determinante al parere dell'uomo. Io credo che a noi, come cattolici, come aderenti a Pax Christi, sia necessaria una riflessione su questo tema. Nell'Europa che vorrei che ci fosse anche questa legge. Io volevo intervenire su due cose. È vero che siamo in ritardo sulla questione ambientale. E la cosa grave è che le chiese europee avevano fatto Basilea e su giustizia, pace e salvaguardia del creato. Però poi non abbiamo concretizzato, come anche le cose che dice il Papa dice tanto, però poi non le caliamo nelle nostre realtà. Sulla questione di calarle nelle nostre realtà, su quello che diceva Agostinelli, e ci sono tante cose che dovremmo indicare cominciando a farle da noi, perché nelle nostre città, nei nostri paesi, dappertutto, ci abbiamo avuto l'obbligo di far calare la pioggia scaricata nelle fognature e non abbiamo più fatto salire l'acqua nei terreni. Una volta c'erano pozzi, c'era di tutto questo, ma l'aver obbligato tutti quanti a scaricare, abbiamo dovuto mettere tutte le grondaie, abbiamo dovuto fare l'acqua piovana, ha tolto una ricchezza all'umanità e la continua a togliere, perché l'acqua nel terreno fa molto bene e viene purificata e costituisce acqua, ecco. Perché invece va tutta quanta in mare e certo c'è l'innalzamento dei mari. Uno. Secondo, ma io che c'è da parlare anche sulla cosa tua. La questione, anche un'altra cosa, cominciare a suggerire, adesso invece di dirci tornate a una certa abitudine, le borse di carta, i vostri contenitori per mettere le cose, eccetera, fanno i sacchetti biodegradabili, ma è di nuovo sempre una questione di questo genere. Allora torniamo un po' a usare le cose come le usavamo. Io l'ho adottata questa cosa, vado nei negozi con dei miei contenitori, mi faccio mettere il prosciutto, questo, quest'altro, nei miei contenitori, e non batto più ciglia, anzi mi fanno anche lo sconto. Invece sulla questione, anche io ho letto i documenti e bisogna chiarire molto bene, perché è importante che si sia un passaggio dove non si parla però dalla diminuzione della difesa del singolo paese, perché una difesa europea dovrebbe togliere gli eserciti nazionali ed arrivare come tempo intermedio a una difesa europea per poi andare sull'agenda della pace delle Nazioni Unite, che dovrebbero fare costituire questi eserciti, eccetera. L'agenda della pace è rimasta lettera morta, ecco. E trovavo che questa cosa qua che dice addirittura, che tu dicevi forse è una cattiva traduzione, quella che dice che noi investiremo, l'Europa vuole investire per produrre armamenti, eccetera, eccetera. Cioè, noi queste cose dovremmo cominciarle a rendere, cioè questo documento è bello, è ben fatto, ma va sintetizzato con delle proposte. Poi chi vuole va demandato a tutta la storia di che cos'è l'Europa, di tutto quanto, ma dando ai cittadini le cose importanti che hanno dato forza all'Europa e le cose invece che vanno migliorate. Insomma, io la metterei un po' più in sintesi. L'Osservatore Romano del 6 di sabato scorso ha fatto una bella sintesi di questo documento, che se no finisce che non lo legge nessuno, chiaro? Grazie. Altre due osservazioni, perché dopo il tempo vieni a parlare, perché altrimenti poi non sente chi ci sta salendo. C'è un'osservazione che in realtà era sulla relazione di Agostinelli. Allora poi vanno, dopo vediamo se riescono a vedere. Cioè la cosa che a me colpisce e preoccupa è quella mettere insieme, da una parte non abbiamo più tempo, dall'altra mi chiedo ma quali sono i soggetti sociali, i soggetti politici che possono portare avanti un programma come quello lì? Perché oggi non ci sono, effettivamente non abbiamo più tempo, non abbiamo tempo di aspettare che i giovani crescano.
e questo qui ecco, è la cosa che mi preoccupa, lo metto come un dubbio, perché ho l'impressione che sì, che il tempo passa troppo in fretta. L'altra osservazione invece che volevo fare sulla questione dell'Europa, delle radici cristiane, tutte queste cose qua. Cioè anch'io ho visto quando si parlava proprio di radici cristiane che ne si parlava con una sorta di volerci mettere un timbro, un cappello, un imprimato. Però l'Europa, le radici cristiane ce l'ha. Negarlo, come ha fatto, secondo me, tutta una battaglia dei, non tanto dei laici, ma dei laicisti, cioè anche quello era sbagliato. E oggi noi, cioè perché dov'è che si educano i giovani? Una volta i giovani si educavano nelle chiese, negli oratori, nelle famiglie, nella scuola, nei partiti, nei circoli. Allora, i partiti sono spariti, la chiesa non ha più PIR, la famiglia è sfasciata, la scuola viene tagliata, dove si è? Poi ci meravigliamo che è l'unica cosa che riesco a fare. Perché sono io in Twitter? Va bene, altro? L'ultimo, poi avremo modo. Velocemente sullo stesso tema, però con una visione un pochino più positiva, nel senso che a me l'esposizione di questo lavoro di Agostinelli mi ha proprio aperto, mi ha un po' aiutato a superare delle persone che un po' c'è in questo momento. E, però credo che l'aspetto positivo di questo lavoro, che avrà tutti i limiti, tra cui quello a chi si rivolge, chi lo prende in mano, eccetera, così, sia quello di una grande profondità, che è quello che manca, a mio parere, oggi, e soprattutto una completezza, cioè guarda a 360 gradi, è l'idea di che dobbiamo inventarci una nuova società futura, una nuova umanità futura che possa guardare avanti. E cosa che noi nei nostri ambiti siamo piuttosto abituati a partire dal nostro settore, che si occupa più di ambiente, più di economia solidale, più di pace, più di disarmo. Invece a mio parere tutto deve contribuire a creare un pensiero nuovo, che invece secondo me è proprio quello che manca ad oggi, e manca anche a tutti quei fermenti che nella nostra società ci sono, anche tutti questi giovani che si stanno muovendo, eccetera. Il contributo che noi possiamo dare, noi che siamo un po' meno giovani, è quello di molto liberamente dare in mano a questi giovani, non pretendere di essere noi a guidare, ma dare in mano ai giovani queste idee, che poi dopo loro le utilizzeranno come vogliono utilizzarle, come sono capaci di utilizzarle. Quindi mi pare importante starci dentro come Pasquisti, se come ho capito che stiamo facendo, e che ognuno di noi nel proprio piccolo faccia lo stesso esercizio. Noi a Reggio ci siamo pochi, ma ci stiamo provando, abbiamo individuato l'Europa come momento dove appunto costruire un'idea nuova, e quindi se voi ci fate girare la bozza di documento ci vogliamo lavorare anche noi assolutamente. Grazie. Paolo Semio e Paolo Sergio vogliono dire due parole. C'è te. Devo rispondere a te, no? Perché non ho sentito le altre domande, è uscito per telefonare il prossimo relatore che deve essere già qua. Sì. Sulle cose concrete che possiamo fare per la ambiente, per coinvolgerci. Chiaro, chiaro. L'errore stava in questo, nel documento di Pax Christi, no? L'Europa in cui crediamo, stava in questa frase, io l'ho sintetizzata ma praticamente è la stessa che è contenuta nel documento. L'Europa ha la forza, l'esperienza e le risorse per promuovere un mondo sostenibile, benessere, prosperità e sicurezza senza significativi sforzi militari. Il problema è che cosa significa costruire un mondo sostenibile con qualche intervento militare, sebbene limitato, no? Questo è sicuramente da chiarire. E allora ovviamente bisognerà chiedere direttamente a Pax Christi Internazionale che cosa significa. L'altro elemento era nel primo documento, quello forse a cui tu facevi riferimento,
che diceva in sostanza aspetta diceva occorre la rete di queste 74 associazioni si oppone al fondo di difesa europeo anche perché è contrario il fondo di difesa europeo al trattato di Lisbona. L'errore è che questo trattato non contrasta il trattato di Lisbona, anzi è in perfetta linea con il trattato di Lisbona. Per questo ipotizzavo ci fosse un errore, probabilmente appunto nella traduzione dal tedesco all'inglese. Ecco, mentre gli altri elementi che tu sollevi sono ovviamente elementi importanti e bisognerebbe ragionarci con più di calma. Cioè, lei dice, occorrerebbe che ciascun paese europeo rinunci alle proprie forze armate e queste forze armate siano europee, ok? Allora, va benissimo, questa naturalmente è una tendenza che è nata da tempo e che ha avuto alti e bassi, ma il problema attuale è questo. Oggi l'esercito europeo è quello della NATO, se vogliamo, ok? È la NATO che determina le politiche militari dell'Unione Europea, sia perché la stragrande maggioranza dei paesi che appartengono all'Unione Europea fanno parte anche della NATO, sia perché diciamo, le spese militari, per esempio, si allineano, le spese militari di ciascun paese si allineano a quelle che la NATO vuole. Trump dice 4%, si diceva prima 2%, vabbè, per il momento facciamo 2%, però non è l'Europa che ha un progetto, no? E che è la NATO che decide che si fa quell'aumento di spesa militare, per cui c'è diciamo alla base il problema della NATO e il problema dell'egemonia della NATO e che il problema dell'egemonia è stato posto ad esempio a Firenze a quel convegno a cui anche Ghinelli ha partecipato come esponente del Consiglio Nazionale, no? A cui anch'io ho partecipato, eccetera. Cioè la questione dell'esercito europeo, delle forze armate europee oggi si pone come alternativa all'esercito della NATO. Però prima ancora, secondo me, è un problema di strategie militari, è un problema di concezione strategica, cioè se io mi devo solo difendere, come ad esempio anche prima faceva la NATO nell'articolo 5, diceva che se un paese della NATO fosse stato aggredito, allora tutti i paesi della NATO dovevano difendere anche quel paese. Ma nel 99 la NATO ha introdotto un altro concetto strategico, esplicitamente lo ha scritto contemporaneamente ai bombardamenti di Belgrado e ha scritto che la NATO deve, può e deve intervenire ovunque nel mondo se necessario per risolvere i conflitti. Ma la nostra Costituzione, per esempio, ci dice che i conflitti noi dobbiamo risolverli non militarmente, ma in un altro modo, no? Pacificamente, eccetera. Per cui il problema è questo: la NATO attuale non è più la NATO che abbiamo conosciuto fino al 99, ok? C'è chi sostiene e dice che è la stessa, ma diciamo così, a mio giudizio c'è un salto giuridico molto importante che deve farci riflettere e deve farci cambiare opinione sulla NATO, eccetera. Quindi dicevo, il problema di strategie militari, il problema è questo: forze armate europee, ma per fare che cosa? Per difenderci e basta, oppure per intervenire ovunque nel mondo i nostri interessi siano violati come europei? E il problema è che ora come ora, con le missioni di Petersburg, le 11 missioni militari dell'Europa, noi facciamo esattamente il contrario, cioè noi andiamo a portare la pace, si dice, ad aggiustare i conflitti militarmente. Dunque, alla base c'è, come per l'Italia, un modello di difesa, un nuovo modello di difesa del 91 in Europa e nella NATO, il problema delle strategie militari, cioè del concetto strategico di fondo. Quindi
sì, sì. Ecco, teniamo presente poi che tornando, sì, ho finito, tornando alla questione delle forze armate europee, esiste comunque un gruppo di battaglia europeo formato da parte delle forze armate di ciascun paese europeo. Questo gruppo militare è destinato, un gruppo di combattimento destinato ad andare ovunque nel mondo lo si ritenga necessario. Quindi veramente la questione delle forze armate europee si deve porre prima di tutto sul tipo di strategia militare. In secondo luogo c'è tutto il resto, cioè si possono ridurre le spese militari facendo una sola forza armata, quella europea, che io ritengo debba essere solo di difesa. Grazie. Sergio? Sì, comunque adesso andiamo a pranzo. Volevo solo aggiungere appunto che questo documento di cui parlava Elio, no, fa parte della rete ecumenica di chiese per la pace, no, di varie comunità, per cui l'ecumenismo di cui accennavo prima continua, si sviluppa, fiorisce in forme nuove oggi attraverso queste richieste che mi paiono interessantissime, perché noi certamente, anch'io insomma come voi, posso fare come lui varie annotazioni critiche su alcune frasi, due frasi, ma penso che se fosse anche solo applicato metà della metà del nostro documento saremmo avanzatissimi in campo della politica internazionale. Anche questa idea concreta, no, di 7 miliardi più 3, no, quindi di 10 miliardi proposta di questa rete ecumenica a favore della trasformazione non violenta dei conflitti, la costruzione della pace, la promozione dei diritti umani e della democrazia nel prossimo quadro finanziario 2021-2027. Quindi abbiamo varie possibilità, abbiamo delle luci che si accendono. Anche questa Europa così contraddittoria, spesso così improntata anche in modo coloniale, però offre ad alcuni stati, anche all'Italia che non le applicano, offre raccomandazioni, formulazioni per ridurre le spese militari, ad esempio, ha fatto appello al diritto umanitario, si sta opponendo alla diffusione dei killer robot, chiede l'adesione al trattato di proibizione delle armi nucleari, quello dell'ONU del 2017, parla di difesa e di salvataggio in mare, parla di accoglienza, parla sia pure in forma varia, insomma, e con tante ipocrisie a volte, se possiamo dire, però abbiamo degli input, abbiamo delle possibilità di operare, no, realizzando anche queste raccomandazioni, potenziando l'Europa appunto come progetto di pace. Per cui sì, queste raccomandazioni che non sono vincolanti, ma sono comunque patrimonio giuridico, possiamo dire, dell'Europa anche per noi. Per cui è possibile dire sì che non c'è più tempo, abbiamo poco tempo, ma è possibile dire anche che la pace è possibile e che è possibile cambiare. Questa ragazza, Greta Thunberg, no, è di una famiglia che è pioniera dell'ecumenismo in Svezia. I nonni di questa ragazza, no, che abbiamo preso il suo libro adesso, no, La casa in fiamme, eccetera, e i nonni di questa ragazza hanno esercitato a lungo un'attività di ecumenismo e hanno indirettamente portato anche lei a fare queste scelte, no? Ma questa scelta, no? Con questa grinta, con questo occhio, no? Preoccupato, no? Lei dice che la sua sindrome di Asperger per lei sta diventando un dono, è molto bello questo, no? Cioè questa trasformazione di una fragilità, di una debolezza, di una malattia in queste ferite in feritoie, no, D'Antonino, no? Questa possibilità di trovare la luce e di annunciare una novità di vita anche attraverso le fatiche, le contraddizioni. E quindi lei ripete continuamente, così come ripete
ripeteva Don Milani, no? Ognuno è responsabile della vita di tutti, siamo tutti sovrani, delle uniche cittadini del mondo, eccetera, ognuno può fare qualcosa, tutti possono intervenire. E quindi questo un appello, no, alla sovranità della cittadinanza personale e comunitaria per realizzare una sovranità costruttiva di pace. E mi ricordo che, non so se questo sarebbe possibile farlo anche per noi dal punto di vista di Pax Christi International, qualche anno fa assieme a Noi Siamo Chiesa proponevamo come Pax Christi che nei trattati, nelle costituzioni che stavano maturando per l'Europa fosse inserito con una modulazione particolare l'articolo 11 della Costituzione italiana, per cui l'Europa ripudia la guerra, no, e opera per la trasformazione dei conflitti, però le opera coordinandosi come continente di pace. Insomma, abbiamo da operare molto, no? Antonino diceva ad Assisi, con la bisaccia del cercatore e con il bastone del viandante, per costruire una novità che possiamo far fiorire con la nostra testimonianza nel poco magari, ma se tante piccole persone in tanti piccoli posti fanno tante piccole cose, probabilmente una trasformazione avviene, no? Bene, grazie, buon appetito.